Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Dobbiamo parlare di un argomento un po', devo dire, delicato, molto molto delicato, un argomento legato ovviamente al mondo Juve che nelle ultime ore, devo dire, ci ha fatto pensare un po'. La Juventus si trova all'interno, diciamo, del proprio contesto di mercato, ma anche all'interno della propria storia, in un momento molto delicato. Cioè la Juventus adesso, dopo i 2 anni precedenti, che sono stati 2 anni secondo me di distruzione più che di ricostruzione, deve imbeccare un progetto tecnico di livello e deve stare attenta. Quindi, attenta vuol dire che nel prossimo mercato non si può sbagliare, attenta vuol dire che nel prossimo mercato si dovranno prendere giocatori oculati, attenta vuol dire che bisognerà puntare anche in futuro su giocatori di livello e bisognerà comunque puntare su giocatori adatti, adatti comunque a quello che vedremo anche in campo in ambito internazionale. La decisione della Juventus di non rinnovare il contratto di Dybala è stata una decisione coraggiosa, sicuramente controversa, perché è stata una decisione controversa, molti di noi ci sono rimasti malissimo, però è stata una decisione netta, che se vogliamo ha tagliato comunque i ponti con tutto quello che comunque è stata la Juventus fino adesso. Ora la Juve punta su 3 giocatori in particolare, e su questi 3 giocatori ci sono dei piani ben precisi. E cerchiamo noi di capire che cosa sta succedendo. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la campanella. Ragazzi, non vi dimenticate questa cosa. Cercate il canale se non vedete i video, perché è l'unico modo per avere i video, ma attivate la campanella. È importantissima, così vi arrivano i video in live. Quindi subito, arrivano appena vengono pubblicati, io vi mando i video proprio personalmente, vi invio al canale. Oltre a tutto questo, in descrizione trovi il link di OneFootball, che è l'app numero 1 dedicata al calcio. Un'applicazione che ti può tranquillamente informare sul mondo del calcio. E poi trovi pure i link social in descrizione, ragazzi, se mi vuoi seguire lì, seguimi. Allora, sono 3 i nomi su cui la Juventus sta basando il suo progetto tecnico. Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic. Il secondo nome è quello di Federico Chiesa. Il terzo nome è quello di Matthias De Ligt. Ora, questi giocatori, questi 3 giocatori, non solo rappresentano nettamente i 3 giocatori più forti della rosa, non solo rappresentano i 3 giocatori migliori anche a livello proprio di essere promettenti, quindi se vogliamo anche di prospettiva, ma sono anche i 3 giocatori su cui la Juve sta puntando e su cui sta basando 3 strategie di mercato molto differenti. Quindi cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Partiamo da Vlahovic. Vlahovic è stato preso a gennaio, tu l'hai pagato 75 milioni di euro. 75 milioni di euro, ragazzi, sono tanti, specialmente per un acquisto a gennaio. È stato un acquisto reso possibile dall'aumento del capitale, e anche dalle cessioni comunque di Kulusevski e di Bentancur. Quindi essenzialmente è importante, ecco, da questo punto di vista, arrivare a pensare che Vlahovic sia stato lo sforzo principale della Juve dopo Cristiano Ronaldo. La Juventus aveva già pensato a Vlahovic dopo Ronaldo, le tempistiche, l'addio di Ronaldo, e se comunque è arrivato, ragazzi, diciamoci la verità, in maniera anche abbastanza un po' strana, perché negli ultimi giorni di mercato hanno poi fatto posticipare questa cosa e Allegri si è trovato una squadra senza centravanti praticamente per i primi mesi. È chiaro, ne abbiamo parlato tante volte sul canale prima che i video venissero purtroppo rimossi per alcune problematiche, ma ne abbiamo parlato tanto, e voi sicuramente ve lo ricordate sul canale, di Vlahovic alla Juve. Una marea di volte ne abbiamo parlato sul canale di Vlahovic alla Juve. Quindi essenzialmente è importante da questo punto di vista stabilire il centro del progetto. E il centro del progetto è Vlahovic. Non importa come, non importa in che modo, non importa da chi, ma Vlahovic è giudicato quello che il Real Madrid giudica Mbappé e quello che la futura squadra di Haaland giudica Haaland. Cioè un giocatore totale, offensivo, da cui ripartire per avere il dominio non solo in Italia, ma cercare di ottenerlo anche in Europa. La dirigenza della Juventus punta su di lui, è un giocatore che comunque, ragazzi, va messo pure in condizioni di rendere, perché ultimamente non è che lo stiamo a fare rendere poi così tanto, visto che, insomma, ha una media goal simile a quella della Fiorentina, però secondo me lo stiamo sfruttando non al 100% delle sue potenzialità.
ma è un giocatore che comunque, a prescindere da tutto, ci parla e ci dice comunque parecchio, perché comunque ci fa capire che è uno dei migliori talenti internazionali, perdonatemi, ed è nettamente uno dei migliori giocatori oggi nel suo ruolo. Secondo nome, ovviamente, è quello di Matthias De Ligt. De Ligt è un giocatore che a me fa impazzire, letteralmente. Cioè, un giocatore che io personalmente trovo straordinario sotto tutti i punti di vista. Per me è l'unico giocatore all'interno della rosa, tolti i soliti noi senatori, che si merita la fascia da capitano. Quindi è un giocatore che secondo me in futuro verrà insignito della fascia di capitano. Io trovo che De Ligt e le critiche su De Ligt siano francamente ridicole. Cioè, qualsiasi errore faccia De Ligt, questo viene amplificato in una maniera tale da risultare insopportabile. È un giocatore giovanissimo, dotato di grande capacità tecnica, dotato di leadership, è il centro del progetto Juve. Il problema è il rinnovo. De Ligt c'ha un contratto e, se non sbaglio, è scadenza del 2024, se non dico una cavolata. La Juventus vuole rinnovare questo contratto e vuole dare a De Ligt un'immagine diversa della Juve. Cioè, quando la Juventus prende Vlahovic a gennaio, non so se avete fatto caso, De Ligt dice una cosa che va in netto contrasto con quello che ha detto Raiola un mese prima. Perché Raiola un mese prima che la Juve prendesse Vlahovic si presenta di fronte ai microfoni e dice: De Ligt potrebbe fare un salto in un'altra squadra, potrebbe andare via, è il momento di cambiare. E noi ci eravamo tutti un po' agitati, perché comunque avere un assistito di Mino Raiola all'interno della Juve sicuramente è forte, ma ti dà dei problemi, perché Raiola è un agente che tende comunque a spostarli, questi giocatori. Quindi, sotto tutti i punti di vista, noi ci eravamo fatti venire proprio le crisi. E adesso ce lo porta via. Lui, prima, poco dopo in realtà l'acquisto di Vlahovic, lui ha detto, in relazione a quelle dichiarazioni che fece Raiola, le cose comunque possono cambiare. Quindi, da questo punto di vista, possono cambiare le cose. Siamo tutti tranquilli, stiamo tutti sereni. Arrivederci. E quindi ti fa capire che questo ragazzo possa comunque rimanere alla Juventus, e possa rimanere alla Juventus senza troppi problemi, perché comunque, ragà, stiamo a parlare di un ragazzo di 23 anni che ha comunque di fronte una marea di anni ancora. L'ambizione è normale, ragà, non mi nascondo dietro un dito, è averlo in squadra stabilmente per tanto, però purtroppo la situazione è completamente differente. Cioè, avere questa cosa ti porta poi a fare delle valutazioni all'interno della rosa molto molto complicate, molto molto diverse. Cioè, De Ligt è un perno della squadra che non può assolutamente, a cui tu non puoi rinunciare. Perché comunque è un giocatore che adesso, tu te devi rendere conto, fa parte di un progetto tecnico che deve continuare. Perché se tu sto progetto tecnico fai lo stesso errore che facevi anni fa, cioè tolgo un pezzo, aggiungo un pezzo, tolgo un pezzo, aggiungo un pezzo, tolgo un pezzo. I giocatori di competizione, i giocatori di livello vanno tenuti e vanno accompagnati, e vanno anche viziati, probabilmente, viziati nel senso buono, non ti sto a dire che gli devi dare 20 milioni all'anno, ma ti voglio dire che se un giocatore dice, no, esci dalla mentalità secondo la quale, no, tanto se ne va lui ne prendiamo un altro, perché se tu veramente hai un top in quel ruolo, l'altro che tu prenderai non sarà mai un top come quello. Quindi è bene coltivarseli questi giocatori all'interno della rosa, ed è bene comunque, anche se vogliamo, andare ad esternare un certo tipo di perplessità quando si parla di clausole rescissorie, perché io personalmente trovo che la clausola rescissoria di De Ligt sia abbastanza una cosa ridicola. Io vi dico la verità, ragazzi, cioè io la toglierei, perché non mi fa stare tranquillo questa clausola, e comunque io sono contrario a mettere clausole rescissorie sui miei giocatori. Quindi non ritengo che questo giocatore sia degno, che sia indegno e quindi tale da essere ceduto. Cioè, è degno di Juve e quindi deve rimanere all'interno della Juventus. Ed è un giocatore importante. Poi, terzo giocatore, ovviamente, Federico Chiesa. Federico Chiesa è un giocatore che io personalmente credo sia uno dei migliori al mondo nel suo ruolo già adesso. Molta gente mi parla di Chiesa come se fosse un futuro talento, un futuro top player. Per me Chiesa in forma è già un top player. Purtroppo infortunio ha dato a Chiesa un problema abbastanza grave, ha
dato a Chiesa un problema abbastanza serio, devo dire la verità. È un giocatore che io personalmente ritengo veramente, veramente, veramente straordinario. Ci sono delle offerte per lui? Sì, anche se sono delle offerte timide, ma perché è infortunato? Perché se tu avessi Chiesa in forma, io sono sicuro che la gente farebbe a gara per portartelo fuori, insomma, per portartelo fuori dalla Juve e prendertelo. Tra l'altro segnalo pure che Chiesa quest'anno alla Juve è mancato tantissimo, perché comunque, raga, oggettivamente parlando, stavo a parlare di un giocatore che ti fa la differenza sotto tutti i punti di vista. Cioè, un giocatore che paradossalmente rappresenta, a mio modo di vedere, l'incarnazione perfetta di quello che deve essere la Juve, giovane, fresca, vincente. Chiesa è un giocatore a tutto campo, te sa giocare in ogni ruolo, un'ala destra, l'ala sinistra, te sa fare il trequartista, la seconda punta, fa pure la prima punta in condizioni arrangiate. Cioè, è un giocatore veramente folle ed ha uno stile di gioco che potrebbe benissimo rappresentare l'eroe principale a cui i bambini si aggrappano per tifare Juventus, no? Ogni generazione di giovani ha un eroe, no? Tipo un Spider, un eroe calcistico a cui aggrappare. Secondo me Chiesa, col suo stile di gioco, basato sulla velocità, secondo me può rappresentare anche un giocatore importante per la Juve anche dal punto di vista mediatico. Ed è per questo che tante persone pensano di affidargli da 10, perché adattandosi al calcio moderno che non vede più 10, diciamo, di fantasia pura, ma 10 di classe, di velocità, di tecnica, di una serie di cose che Chiesa ha e altri non hanno, perché questo è importante. Poi la maglia numero 10 è l'ultimo dei pensieri, perché comunque essenzialmente chi se ne frega, nel senso la maglia numero 10 è comunque una situazione che adesso deve essere vista bene, perché adesso che se ne va Dybala, tu comunque devi fare pure delle valutazioni su chi darla, sto numero 10, a chi comunque cercare di concedere questo 10 in maniera, secondo me, molto intelligente, perché non è che la puoi dare al primo che passa. Però, secondo me, se Chiesa nei prossimi anni dovesse rimanere all'interno della Juventus, lui avrebbe, secondo me, delle buone possibilità per quanto riguarda la situazione relativa, diciamo, per quanto riguarda ovviamente la situazione relativa, diciamo, all'indossarla quella numero 10, che è una cosa importante. Quindi Chiesa, De Ligt e Vlahovic sono giocatori che secondo me non possono assolutamente mancare alla Juventus. Tecnicamente la Juve cerca un giocatore come loro, ma lo cerca in mezzo al campo. Quindi un centrocampista di livello che sappia effettivamente portarti palla, che sappia segnare. Cioè la Juve vuole prendere giocatori del genere. Ragazzi, i progetti tecnici hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di situazioni, hanno bisogno di tutto quello che volete. I progetti tecnici hanno bisogno di forza, di intensità e di grande coraggio. Non bisogna pensare che un progetto tecnico si esaurisce in 5 minuti o in una stagione. C'è bisogno di tempo. E purtroppo i progetti tecnici passano alcune volte anche da alcuni fallimenti, da alcune delusioni. Se vuoi arrivare fino in fondo, poi se tu vuoi cambiare progetto tecnico ogni 2 anni, cioè quella è una scelta tua, onestamente. Io non la condivido, perché non la condivido per niente. Però ognuno ha le proprie idee. Io penso che bisogna insistere su giocatori di livello, penso che bisogna insistere in maniera pressante su questa cosa qua, perché è importantissimo, ragazzi. È veramente importantissimo capire e sapere che comunque questi giocatori sono in questo momento adatti ad un determinato contesto. Credere che cambiare tutti gli anni la dirigenza, i giocatori, l'allenatore, il magazziniere, il giardiniere, pensi tutto questo sia ridicolo. Cioè bisogna proseguire con gli stessi, aggiungendo laddove si può aggiungere qualcosa in più, ragazzi. Semplicemente questo. Poi ognuno ha le proprie valutazioni, fa le proprie valutazioni, ma avete ben capito che ognuno sceglie di comportarsi a seconda delle situazioni. Fatemi sapere un pochino nei commenti.